Bene a tutti ragazzi, rieccomi qui oggi su GTA 5 Online per mostrarvi un attimino come funziona l'hangar. Innanzitutto nell'hangar, come potete vedere, ci potete mettere, io perlomeno ho provato con questi due veicoli, funziona i veicoli della Pegasus, che è l'Hydra e il Savage, se non mi sbaglio. L'unica modifica che potete fargli è il colore. Per prendere l'hangar dovete andare su internet dal telefono o computer, sempre su GTA Online. Finanze e servizi, Maze Bank. Fate entra. E gli hangar sono questi qua in verde. Ce ne sono due nell'aeroporto di Los Santos e tre a Forzancudo. Se volete il mio consiglio, prendete uno di questi qua a Forzancudo. Ok, costano un po' di più confronto all'aeroporto, però calcolate che se ne comprate uno qui potete entrare e uscire a Forzancudo senza essere ricercati. Ovviamente, se sparate un militare, rubate un caccia militare, cose così, siete ricercati. Però almeno non avete le stelle appena entrate. Poi, ora vi farò vedere un attimino cosa potete mettere. Se volete guadagnarci, non avete tanti soldi, lo stile, potete fregarvene un attimino, tanto non è obbligatorio metterlo. Lo potete mettere successivamente. Illuminazione, l'unica cosa che cambia è questa qua un pochettino più verso il giallo, questa sul bianco. Poi, pavimento. Qua scegliete voi perché calcolate che alla fine gli aerei potete cambiare le postazioni. Quindi, tipo, mettere questo qua pensando di mettere gli aerei in quest'ordine qui sarà difficile visto che potete mettere anche degli aerei abbastanza grandi. Poi, arredamento ufficio. Questo va a vostra scelta. Io, se non mi sbaglio, ho questo qua, moderno. Però, anche qui dovete vedere voi, alla fine non cambia niente. Alloggio. Questo alloggio qua, stessa cosa dell'arredamento. Se lo volete bene, se no no. Alla fine se avete un appartamento gli alloggi dentro a questi edifici non servono. Officina. L'officina, se avete intenzione di comprare velivoli dal sito di Warstock, se non mi sbaglio ci sono anche lì dei velivoli, dovete averli in officina per modificarli perché potete anche potenziarli. Quelli che ho messo io adesso no, però ci sono dei velivoli che si possono potenziare. Quindi l'unica spesa maggiore sarebbe l'officina. Dopo che l'avete comprato, fate acquista, andate dove c'è il vostro hangar, entrate dentro, ci sarà un video, bla bla bla, come al solito. E se non mi sbaglio ci dovrebbe essere quell'aereo lì in fondo che a volte si potrebbe usare per fare le vendite. Ora, come vedete qua sopra c'è il mio ufficio, che tra poco vi farò vedere. Qua sotto c'è una specie di piccolo deposito che contiene 50 casse. Per riempire questo deposito dovete andare sopra queste magnifiche scale. Un attimino che è un po' lento. Ah, qua a sinistra c'è anche l'appartamento, ora vi farò vedere. Eccolo qui, questo qua è lo stile moderno. Però come vi ho detto non è utile granché, alla fine non l'ho mai utilizzato. Poi andiamo all'ufficio adesso. Invece questo è l'ufficio, l'unica cosa che alla fine è utile. È qua il computer. Dovete essere sempre in sessione online e essere capi di un CEO. Se siete in sessione online e capi di un CEO, premete la freccetta a destra per sedervi e X per accedere al computer. Ecco qui. Allora, io attualmente ho fatto 8 vendite completate, perché all'inizio ho riempito un attimino il magazzino giusto per riempirlo, poi ho capito che c'era un modo per guadagnare di più e allora ho venduto l'altra merce, ora vi faccio vedere come. Allora, qua c'è tutti i tipi di merce che potete riempirlo. Io per ora ho notato che ho fatto tabacco e alcol e gioielli e gemme. E tra i due ho visto che quello che si guadagna di più è gioielli e gemme. Se voi magari avete fatto già qualcos'altro e avete visto che si guadagna di più, scrivetemelo qui sotto nei commenti che almeno è un consiglio per tutti. Se vedete adesso io ho 39 casse su 50. Più casse metto e più questo bonus che c'è qua sopra aumenta. Ogni 10 casse aumenta il bonus. Tipo adesso io con 39 casse sono 530.000 se vendo tutto. Quando in realtà ogni cassa vale 10.000 dollari, quindi dovrebbe essere 390.000, però grazie al bonus è aumentato. Adesso infatti faccio rifornisci e
e seleziono gioielli e gemme. Fate conferma e ora vi butterà fuori. Ok, appena usciti fuori, ora ci arriverà la chiamata del fantastico Ron e ci spiega un attimino com'è la missione. Però sinceramente non mi interessa. Quindi mi dice che devo distruggere i bersagli. Calcolate che queste missioni qua, più giocatori siete, più sarà facile. Ok, magari ci sarà qualche obiettivo in più confronto a me adesso in questo momento. Però ci metterete anche di meno. Io tipo ora per fare questa missione, volendo potrei usare il velivolo che mi viene dato in ogni missione, ogni volta che ne inizio una. Però quello lì è estremamente lento, quindi credo che andrò dentro al mio hangar a prendere l'idra, giusto per metterci un po' di tempo in meno e perché anche con l'idra posso atterrare più o meno ovunque. Ovviamente non siete obbligati anche voi a usare il veicolo che vi dà Ron, potete scegliere qualsiasi veicolo, poi man mano che imparerete tutte le missioni a memoria, sapete già che ogni missione è meglio magari usare un altro veicolo confronto a quello che dà Ron e di conseguenza ve la gestite un po' voi. Un altro consiglio di queste missioni è avere molta esperienza, o perlomeno abbastanza esperienza, con i velivoli. Perché se non avete abbastanza esperienza, calcolate che alcune missioni sono abbastanza toste, tipo io mi ricordo che ce n'è una in particolare dove devi aumentare la reputazione e volare sotto ai ponti e volare di traverso, cioè così, attraverso dei palazzi a Los Santos. Se non avete una buona esperienza con i velivoli è difficile che riuscite a farla. Vabbè, dopo che siete usciti, avete preso il vostro velivolo preferito, fate quello che dice il gioco e prendete la cassa. Ok, vediamo se la cassa qua. Ah, mi dimenticavo, alcune missioni tipo questa i nemici non possono essere localizzati, bloccati, tipo con i missili dell'Hydra. Quindi siete obbligati a usare, come ho fatto io adesso, la mitragliatrice e il cannone in base al velivolo. Allora, dov'è questo veicolo? Ah, un altro camion, ok. Ok, come vedete, ho trovato la cassa al terzo tentativo. A volte può capitare anche che sia l'ultima, ve lo garantisco. In questo caso mi è andata veramente molto bene la missione. Ora, esattamente come funziona per il bunker, dovete prendere la cassa. Vediamo se riesco senza distruggere troppo l'idra. Ok. Di solito in queste missioni qua, quando prendete la cassa, qualsiasi missione sia, capiterà che ci sono tipo dei jet, dei nemici a terra, degli elicotteri che vi inseguono. Ovviamente per farvi fuori non portare la cassa al vostro hangar, esattamente come sta succedendo a me adesso. E se vedete localizzano pure. Però tranquilli, se avete tipo un velivolo come a me in questo caso, cioè l'Hydra, riuscite a seminarli tranquillamente, tanto avete visto, non è che vi stanno dietro più di tanto. Se usate i velivoli che vi dà Ron, quelli resistono a qualche colpo, a differenza dei vostri privati della Pegasus. Quindi approfittatevene, usate quelli se proprio non siete esperti e volete lo stesso fare queste missioni qui. Ok, eccomi arrivato qua a Forzancudo, vediamo. No, non mi prende col primo, neanche col secondo, col terzo. E ok, calma, calma, relax, relax. Ok, diciamo che l'atterraggio non è stato uno dei migliori, però non mi interessa, tanto un veicolo della Pegasus. Dopo che siete arrivati a Forzancudo, in teoria i nemici quando siete vicini dovrebbero smettere di inseguirvi. In questo caso, boh, ce l'aveva a morte con me. Vabbè, dopo che siete arrivati qua, l'ho segnato come sto facendo io adesso e ci sarà questo fantastico video. Ok, carico consegnato, appena arrivati ci chiamerà Ron. E come vedete a sinistra c'è scritto gioielli gemme 40 e valore del carico hangar 400.000, perché come vi ho detto prima ogni cassa in realtà vale 10.000. Però ora vi farò vedere che con il bonus è aumentato il valore ed è aumentato anche il bonus ora, perché ogni 10 casse aumenta anche il bonus. Allora, andate sempre qui per verificare quant'è il valore. X.
Ok, andate su 20 e come vedete da 36 se non mi sbaglio, adesso è il 48% in più. Quindi adesso se io metto a vendere le 40 casse mi dà 592.000 se le consegno tutte. Ovviamente quando poi sarò a 50 su 50 il bonus aumenterà ancora di più e di conseguenza il valore aumenta anche di più. Adesso se io voglio rifornire, devo solo aspettare, mi sembra, sui 2 minuti, 2 minuti e mezzo circa. Quindi neanche vale la pena di uscire e fare altre missioni. State qua, aspettate quei 2 minuti e rifornite ancora. Io adesso ho il tempo di riempire il magazzino e vi faccio vedere anche la vendita. Rieccomi qua nel mio hangar. Come avete visto, il deposito è pieno. Quindi ora non ci resta altro che andare sempre in sessione pubblica, diventare un CEO, andare nel nostro hangar. E infine sederci in questa fantastica sedia, accedere al computer. X. Ok, adesso dobbiamo andare su vendi. E come vedete c'è 50 su 50. In questo momento ci sono i soldi doppi, quindi il mio guadagno attuale sarebbe di 1.600.000 con il 60% di bonus. Questo qua è l'avviso che ci potrebbero essere più velivoli. Confermate. E ci butterà fuori dall'hangar. Adesso ci chiamerà Ron. Ci spiega un attimino come funziona la vendita. Niente di assurdo, ok, niente problemi. Quindi in teoria è una cosa abbastanza semplice. Ok, adesso abbiamo tre velivoli. Noi siamo in due, quindi come nel magazzino, come nel bunker, consegniamo due velivoli e poi chi finisce prima dei due viene a prendere il terzo. In questa missione dobbiamo volare sopra degli obiettivi e scaricare il carico. Sono 5 carichi per ogni velivolo. Ora vado al prossimo obiettivo e vi faccio vedere anche come funziona la consegna. Ok, ecco la prima consegna da fare. Basta volare raso terra e premere la freccetta destra quando esce fuori scritto in alto a sinistra. E come vedete lascia la prima cassa. Ora vado verso la seconda. Un consiglio che vi do per le consegne: mettiamo caso che vi capita come a me adesso, che bisogna volare abbastanza vicino al terreno e poi effettuare la consegna, è di stare molto attenti perché se ci sono alberi, pali o altre cose abbastanza alte che le vedete all'ultimo, di stare molto attenti perché se tipo vi schiantate con il velivolo, con l'aereo, e l'aereo si distrugge, le consegne che dovevate fare con quell'aereo spariscono, si distruggono insieme all'aereo e di conseguenza il guadagno totale sarà inferiore. Non è una grossa perdita se consegnate tipo avete il magazzino con 10 casse, però se calcolate avete il magazzino pieno, avete 3 aerei, di conseguenza perdete un terzo del guadagno e lì già un pochettino inizia a farsi sentire. Eccoci qua verso l'ultimo punto di consegna. Adesso io ho preso il laser che si trova a Forzancudo perché c'erano dei velivoli nemici che ci inseguivano, ci sparavano. Allora ho preferito aiutare il mio compagno di squadra prendendo il caccia, così lui faceva le consegne più tranquillo possibile e io distruggevo i caccia. Un consiglio che vi do è di non fare questa stronzata che ho appena fatto, perché adesso mi è andata bene, visto che il mio compagno di squadra è bravo con i velivoli ed è riuscito a non farlo schiantare a terra, nonostante la colpa fosse mia, che ho provato a spingerlo inutilmente. Vabbè, lasciando stare questo piccolo pezzo, andate verso l'ultimo obiettivo, come sta facendo lui adesso. Fate la consegna. E adesso, come vedete in basso a destra, abbiamo 5 minuti volendo per riportare l'aereo al nostro hangar. Se lo facciamo ci darà dei punti in più, non soldi, solo punti. Adesso, vabbè, mio compagno di squadra, purtroppo il suo velivolo si è spento sempre per colpa mia di quello che ho fatto poco fa. E fa niente, l'unica cosa che non prendiamo in più sono punti extra. Non mi importa avere punti in più, anche a voi non credo che vi cambi la vita, perché se siete riusciti a comprare l'hangar vuol dire che almeno sopra il livello 50, 60, 70 siete. Adesso, siccome si è distrutto l'aereo, mi ha dato 1.570.000, 30.000 se li è trattenuti Ron. Come vedete sopra la minimap, vabbè, è sparita sola la notifica, c'è scritto che 30.000 sono la parte di Ron.
questo qua vi capita anche senza i soldi doppi, sono sempre 30.000, non vi cambia assolutamente nulla. Senza i soldi doppi il guadagno totale effettivo è di 850.000. Ok, adesso vabbè, mi chiamerà sicuramente Ron, mi dirà che la consegna è stata fatta e tutto. Il video termina qui, vi invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi e anche seguirmi sul canale Twitch che vi metterò sempre qui in descrizione, che magari potremo fare qualcosa sia in free mode che missioni normali insieme. Ciao e al prossimo video!